Parcheggio e vi raggiungo. Sì, ma fai presto. Tanto la bere lo trovate su. Io non pensavo all'alcol, ma alla tua compagnia. Ci mancherai. Dopo ti metto alla prova. Giusto. Poi ti faccio vedere l'ultimo vestito che ho comprato. Sono molto curiosa. Anch'io. Però non ve lo faccio provare. L'ascensore è lento, andiamo a piedi. Dici, non stare dall'attico, eh? No, sono è così alto? No. Terzo piano. D'accordo, oh, scommetto che arriviamo prima. No. Vai, allora ci vediamo al terzo piano. È una scusa per rimanere soli. Siamo appena al primo piano, ce la fai? Pensa tu a farcela. Calma, riprendi fiato. Chi se ne importa? Lasciali aspettare. E questo cos'è? Buonasera. 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 Buonasera, Stefano. Ciao, Willy. Buonasera. Buonasera. Lui è il vicino, abita accanto, sullo stesso pianerottolo. Venga, le faccio vedere. Grazie. Ecco. La porta era aperta. La signora abitava qui. Lei la conosceva? No, non esattamente. Sapevo soltanto il nome, nient'altro. Qui ognuno fa la propria vita. Lei dove abita? Qui. Come si chiama? Schaller. Signor Schaller, sa se nell'appartamento è entrato qualcuno? Ho dato un'occhiata dentro. Ho chiesto se c'era qualcuno. Era sposata, pensavo che ci fosse il marito. Invece non c'era nessuno. La radio era accesa. Lo è ancora. Grazie. Aspettata come d'accordo. Perché non sei venuta? Chiamami appena puoi. Beh, niente di particolare. Il bagno e la camera da letto sono in ordine. Bene, senti... Il signor Persky, il portiere. Buonasera, buonasera, signor Persky. Come si chiamano i signori che abitano qui? Signore e signora Colbitz, sono qui da 3 anni. Gente molto per bene. Infatti, siamo tutti sconvolti. La gente che li conosce dice che sono molto gentili, molto cordiali e sono ben visti da tutti nel palazzo. Il signor Colwitz ha un lavoro, una professione? So soltanto che ha un ufficio in centro, da qualche parte. È un commerciante, da quanto so. Anche lui è una persona molto per bene. La signora è stata spinta per le scale e si è spezzata l'osso del collo. Sì. Ma perché è scesa a piedi? Qui usano tutti gli ascensori. Nessuno scende a piedi. Deve esserci qualche motivo. È il signor Colwitz? Sì. Prego. Chi è che l'ha fatta passare? Che fa lì? Mi chiamo Colwitz. Questa donna è mia moglie. Prego, venga, si accomodi. Com'è successo? Un inquilino ha trovato il corpo di sua moglie lì dove ora. Sembra che ci sia stata una lotta.
Da un primo esame il medico ha dedotto che è stata spinta violentemente giù per le scale, con conseguente morte istantanea. Il referto è rottura della cervicale. Chi è stato? Non lo sappiamo. Lei da dove viene adesso? Da dove vengo? Sono stato in ufficio. Quindi viene direttamente dal suo ufficio? No, poi sono andato a mangiare qualcosa e poi sono passato da qualche locale. È passato da qualche locale, ho capito. E poi? Beh, non c'è niente di strano. Dopo l'ufficio faccio sempre un giro per i locali. Qual è stata l'ultima volta che ha parlato con sua moglie? All'ora di pranzo. Mi ha telefonato in ufficio e mi ha detto che questa sera doveva uscire per un impegno. E quindi non sarebbe stata in casa. Già, già. Non occorre essere dei veggenti per capire che il suo matrimonio era in crisi. Quando è che un matrimonio va bene? Lei me lo sa dire? Che significa andare bene? La mia opinione è che la vita in sé va male. La vita è caos. Posso prendermi da bere? Sì, certo. Per un moralista, il nostro matrimonio certo non andava bene. Ma questo non cambia la realtà che io amassi mia moglie. E che in un certo senso lei amasse me. Ascolti questo nastro. Ti ho aspettata come d'accordo. Perché non sei venuta? Chiamami appena puoi. Riconosce questa voce? No. Mia moglie lavorava per un hotel. Si occupava di gente che non conosceva Monaco e che voleva una guida per i teatri, per l'opera, per le mostre di quadri. Mia moglie era molto comunicativa, molto cordiale, sapeva conquistare le persone e creare quelle atmosfere dove ognuno si sente a proprio agio. Lo considero un talento speciale che io non ho. Allora ci dia i nomi dell'hotel e delle persone con le quali sua moglie aveva dei contatti per motivi professionali. Va bene? Grazie. Questa notte non potrà dormire qui perché l'appartamento va ispezionato a fondo. Comunque avrà un posto dove andare a dormire, no? No. No, non conosco nessuno. Tanto meno gente a cui potermi presentare con la valigia in mano. Ho capito. L'accompagno in un hotel. Dove preferisce andare? All'hotel dove lavorava sua moglie? No, no, no. Mi ci sentirei a disagio. Mi accompagni al mio ufficio. Dormirò lì, sul divano. Kollwitz ha un alibi. Abbiamo controllato, è stato veramente nei locali che ha menzionato. Inoltre, tutti sanno che beve, perché ha dei problemi. Comunque è degno di attenzione. Oh, per me lo era anche lei. Hostess per un hotel con un talento speciale per conquistare subito la gente. Se ho capito bene. Hai capito benissimo. Allora ascolta. L'assassino è fra i turisti che lei assisteva. O comunque fra le persone di quell'ambiente. Kollwitz al telefono. C'è tuo padre, vuole parlarti con urgenza.
Papà? Sei tu, Martin. Ah, finalmente. È molto che aspetto. Eravamo nel bosco a correre. Ah, correvate nel bosco. Come mai telefoni? Devo darti una brutta notizia. Tua madre è morta. L'hanno uccisa, Martin. Cosa hai detto? Ho detto che tua madre è morta. L'hanno spinta giù per le scale di casa. E si è... Si è cosa? Si è spezzata l'osso del collo. È morta, figliola. È morta. Mio padre ha detto... Ha detto che mia madre è morta. Signor Kolwitz, sono io, sono Dushenko. Suo figlio mi ha passato il telefono. Sì. Sì, certo, glielo dico subito. Tuo padre vuole che tu vada subito a casa. Sì, naturale. Vado immediatamente. Ti accompagno nella tua stanza. Ti aiuto a prepararti. Vieni. Grazie. Volevi molto bene a tua madre, vero? Sì, molto. Non ho mai voluto bene a nessuno come a lei. Non dimenticarti il vestito scuro per il funerale. Il funerale? Hai deciso di andare in macchina? Non è meglio in treno? No, no. Guarda, c'è Lore. Martin, stai partendo? È successo qualcosa? Sì. Glielo dico io. Lore, accompagnami fino alla strada, per piacere. Mi accompagni? Sì. Papà, per favore. Signora Kolwitz? Sicuro che la conoscevo. Molto bene anche. Una donna davvero in gamba, piena di iniziativa nel lavoro. Oltretutto anche una donna molto attraente, con la quale avevo ottimi rapporti ormai da tempo. E questa signora è stata assassinata? Sì, pare che abbia avuto una lite nel suo appartamento, lite che poi è degenerata e ora stiamo cercando la persona che si trovava in casa sua. E la cercate qui da noi? È probabile che l'assassino sia uno dei vostri clienti. Un cliente? Scusate, ma non sono d'accordo. La signora Kolwitz svolgeva un incarico molto delicato, per il quale il termine hostess è assolutamente inappropriato e che può dare luogo ad equivoci. La signora prestava la sua opera in occasione di manifestazioni internazionali o di concerti o spettacoli, prestandosi ad accompagnare gente poco pratica di Monaco. E questi ospiti sono rimasti sempre soddisfatti. Com'era pagata? In funzione del servizio che svolgeva, che aveva una sua quotazione di mercato. Abbiamo controllato il conto in banca della signora e abbiamo accertato che molto spesso versava somme piuttosto rilevanti. E allora, cosa ne deducete? Che versava quello che aveva guadagnato. Quindi pensate che avesse delle... entrate extra. Per dirla in modo esplicito, che si prostituisse. Forse è la parola più giusta. Oppure è pronto a mettere la mano sul fuoco che non sia così. Visto che me lo chiede,
Io la mano sul fuoco non la metto per nessuno. Ti ho aspettato qui da passo. Non possiamo ancora salire in casa perché l'appartamento è sigillato. La polizia sta ispezionando tutto. Cerca delle impronte e ogni tipo di indizio. Sei partito subito? Sì. Sì, immediatamente. Ho corso come un pazzo. Si è spezzata il collo. Questa frase non voleva più uscirmi dalla mente. Era un'ossessione, stavo per impazzire. Una caduta che le è stata fatale. Gli ispettori di polizia. Questo è mio figlio. Buongiorno. Gli ho telefonato stamattina, è arrivato proprio ora. Le mie condoglianze. Venite su, l'appartamento è stato sgombrato. Mio figlio era molto attaccato alla madre. Sì, certo. Ora però dovrò farvi delle domande e purtroppo non potrò andare molto per il sottile. Di questo mi scuso fin da ora. E qualche domanda forse potrà ferirvi. No, no, chieda pure. Grazie. Sua moglie aveva un conto bancario proprio, sul quale spesso venivano versate delle somme in contanti, qualche volta anche piuttosto alte. Sa da dove provenisse quel denaro? Somme alte? Non ne ho idea. È una domanda importante? Soltanto in relazione a quello che faceva. Cioè, cosa faceva? Cosa faceva? Per ora sto parlando del lavoro che svolgeva. Aveva un'attività di collaborazione con un hotel, con dei compiti di rappresentanza per i quali sembrava nata. Per l'aspetto, per cultura e per lo stile. In quell'hotel godeva della stima di tutti. E lei ci chiede se i versamenti sul suo conto provenivano da altre attività. Martin. L'allusione che ho percepito non mi è piaciuta. Qual è l'allusione che ha percepito? Mi è suonato come un qualcosa di negativo. Versamenti in contanti che percepiva per quello che faceva. Cos'era? Denaro illecito? Che riceveva per aver fatto cosa? Ascolti, noi stiamo cercando l'assassino di sua madre, la quale orbitava in una cerchia molto vasta di persone e il tipo di rapporto che sua madre aveva con esse può essere molto importante. Potrebbe anche trattarsi di rapporti poco chiari. Cosa intende dire? Beh, chiediglielo cosa intende dire. No, lo chiedo a te. Spiegami tu cosa intende dire. Intende dire che a volte tua madre riceveva in pagamento somme più alte del solito per... Per cosa? Diciamolo, su. No, le faccio una domanda. Abbiamo controllato anche il suo conto. Lei guadagna quasi niente. In sostanza non ha entrate o quasi. In pratica tutti e due, anche lei, siete vissuti con i soldi che guadagnava la signora. E quindi chiedo ancora una volta a lei che era il marito, come guadagnava quel denaro? Lei deve saperlo. Col lavoro all'hotel certamente no. Suppongo che lo ricevesse essere gentile in un certo modo che lei definirà prostituzione. Ma
tu l'hai lasciata fare. Non hai mosso un dito per impedirglielo. Perché, papà? Perché? Rispondimi, perché? E va bene. Le cose stanno come dice lei. E come mio padre ha appena confermato. Se è vero che aveva degli amanti. Se mia madre aveva degli amanti dai quali riceveva compensi. Non è così, figliolo, non è allora così. Allora com'è, papà? Dimmelo tu, com'è? Se la verità è che mia madre aveva degli amanti, è molto chiaro dove va cercato l'assassino. Sì, lì ci sono dei nomi, con i numeri di telefono. Immagino che si tratti di nomi e di numeri telefonici di persone con le quali mia moglie aveva dei rapporti. Lei ne conosce qualcuno? No, no. Mia moglie non ha mai voluto. Non devi entrarci, mi diceva. Stanne fuori. Non voglio che tu soffra. Quando la sera c'era qualcuno da ricevere, mi telefonava e mi diceva questa sera torna più tardi. E allora lei andava da qualche parte, aspettava in qualche locale e... Sì. Questo lo prendiamo noi. Abbia cura di suo figlio. Sono tutti qui. Grazie. Stefan, ecco i nomi e i numeri di telefono della rubrica. Bene, grazie. Prego. Allora, cominciamo. Studio del dottor Crom. Sono l'ispettore Derrick, della polizia criminale. Vorrei parlare con il signor... Vede, il mio compito non è facile perché ho solo il nome proprio. Albert. Albert? Allora cerca il dottor Crom. Il dottor Albert Crom? Sì, io sono la segretaria del dottore. Me lo può passare per piacere? Un momento. Sì, parla Crom. Sono l'ispettore Derrick, della polizia criminale. Polizia criminale? E come mai mi telefona? Lei conosce la signora Colvitz, Martina Colvitz? Sì, certo che la conosco. Perché me lo chiede? Ecco, è morta. Mi dispiace doverglielo dire. È stata uccisa ieri notte. Per l'amor del cielo. È morta Martina Colvitz? Ma com'è successo? Chi può aver ucciso quella donna? Ecco, stiamo ancora svolgendo le prime indagini e nell'appartamento della vittima abbiamo trovato un taccuino con il suo nome. E allora? Che cosa volete da me? Ovviamente vorremmo farle delle domande. Non potrebbe passare da me in ufficio? Scusi un momento. Va bene subito, ho il prossimo paziente fra un'ora. Martina è morta. È stata uccisa stanotte. Io vado alla polizia. Faccia sparire certe cose dal mio studio. Va bene, dottore, stia tranquillo. Buongiorno. Sono il dottor Crow. Buongiorno, dottore. Come vede, mi sono precipitato. Ma come può essere successo? Chi può aver ucciso una donna come quella? Eh sì, è quello che ci chiediamo anche noi. Lei dove l'ha conosciuta? Il suo nome è nella rubrica della signora. Sì, questo me l'ha già detto al telefono. Sì. Ah, giusto, sì. In realtà volevo che mi parlasse dei suoi rapporti con la vittima. Dei miei rapporti? Già. Vorrei sedermi. Sì, certo, prego. Questo è lo scenario del delitto. È stata uccisa per le scale di casa sua da un ospite ancora ignoto. A quanto pare c'è stata una lite. La signora è uscita correndo dal suo appartamento, l'assassino l'ha inseguita, l'ha spinta con forza facendola ruzzolare per le scale e lei si è spezzata la cervicale. Ho capito. Adesso lei vuole sapere da me dov'ero ieri sera a quell'ora. Sì, anche questo. Giusto. Chiudiamo subito la questione. Ieri sera sono rimasto a casa, tutta la sera, e non da solo ma con mia moglie.
La mia relazione con la signora Kollwitz e con Martina era fatta anche di grande amicizia e di stima. Prima che lei lo sappia da qualcun altro, era la mia amante. Scusi, l'ispettore Derrick? In questo momento è impegnato. Sono Martin Kollwitz. Posso aspettarlo qui? Sì, certo. Si accomodi pure. Questa era la rubrica di sua madre. La dia a suo padre, per favore. Soldi. Soldi. È naturale che ricevesse dei soldi. Anche da me. Il marito non guadagnava un centesimo. Che uomo. Quando dovevo uscire con sua moglie, me la portava davanti al portone di casa. Spero che non solleverà problemi morali. Non è compito mio. Ma perché? Le darebbe fastidio? Nell'agenda della signora ci sono anche altri nomi. Dia un'occhiata. Forse li conosce. No. No, non mi dicono niente. Forse è meglio chiedere ai signori stessi. Li avete già chiamati? Potrebbero venire a deporre. Lo stiamo facendo. Li convocate? Sì. Tua moglie ci dovrà confermare l'alibi. Lo farà senz'altro. Signore, mi scusi. Sì, mi dica. Mi chiamo Martin Kollwitz. È un nome che lei conosce bene. Non è così? Sì, infatti. Lei chi è? Sono il dottor Crom. E l'hanno interrogata adesso? Sì, esatto. E ha dichiarato per caso di essere stato l'amante di mia madre. Ma che ti prende, figliolo? Niente, proprio niente. Sono solo molto contento di conoscerla. È un vero piacere vedere in faccia una di quelle persone con le quali mia madre conduceva una specie di seconda vita. Certo, non di giorno, questo no, ma di notte. Cosa che lei preferiva. Sei fuori di te, vero? Assolutamente no. Lei deve spiegarmi come ha fatto a convincere una donna come mia madre. Una donna che aveva un marito, che aveva una famiglia. Figliolo, vai per la tua strada e lasciami in pace. Mi dispiace, ma non posso servirla. Che razza di uomo è lei, eh? Mi scusi, ma non posso lasciarla andare via così. Perché è stato lei ad ammazzarla. Mi picchi, avanti, la prego. Chiami subito Sieber. Va bene. Clemens. Sì, Albert? È morta Martina Kollwitz. Ma che dici? Sei solo? Sì. Ho capito bene prima. Martina è morta. Qualcuno l'ha uccisa ieri sera in casa sua. Ora ti faccio una domanda. Sei stato tu? Ma sei impazzito. Torno adesso dalla polizia criminale. Hanno trovato il taccuino di Martina. Ci siamo tutti lì dentro. Tu pure. Ti chiedo quello che sicuramente ti chiederanno loro.
Dove eri ieri sera alle 9:30? Ieri sera? Dovevo vedermi con lei, ma non è venuta. Hai un alibi? No, perché ho passato la sera in casa mia aspettando lei. Invece ci hai litigato e tu sei un tipo irascibile. Inventati qualcosa. Va bene, ho bevuto un po', ma so quello che dico. Sto parlando di mia madre. No, non solo di lei. Parlo anche di mio padre. E a lui non piacerà. Puoi anche non ascoltare. Alzati e vai a un altro tavolo. Lasciami stare. Io ho sempre pensato che una famiglia è una famiglia. Che una madre è una madre e un padre è un padre. Ha un suo ordine. Una famiglia è come una nave. E una nave ha la prua. Si sa qual è la prua e qual è la poppa. È importante avere dei riferimenti precisi. E io non li ho più. Senta, oggi abbiamo interrogato l'uomo che nella rubrica di sua madre è indicato solo come Albert. Si tratta del dottor Albert Crom, un professionista molto rispettato. Un amante di mia madre. Sì, e lo ha ammesso subito, senza esitazioni. Ma qui il problema è un altro. Lei lo ha seguito per strada, poi l'ha fermato e gli ha detto in faccia che l'assassino era lui. E non è così? Ha detto di avere un alibi di ferro e noi lo controlleremo. Dov'era? Ha detto di aver passato tutta la sera con la moglie. Come? È sposato? Sì, certo, è sposato. E questa sera andrò a chiedere alla moglie dov'era il marito dalle 9 in poi di ieri sera. Buon divertimento. Sieber. Scusi, ma chi parla? Mi chiamo Colvitz, Martin Colvitz. Questo le dice qualcosa? Lei era amico, forse amico molto intimo di mia madre, almeno credo. Può anche contraddirmi se vuole, ma il suo nome è scritto nel taccuino di mia madre. Vorrei parlarle, è possibile? Non ho capito una cosa. Chi è lei? Il figlio di Martina Colvitz. Vorrei incontrarla. Le vorrei parlare della morte di mia madre. Vada all'inferno. Sì, pronto. Albert. Sono Clemens. Mi ha telefonato ora il figlio di Martina. Deve essere pazzo, poveretto. Vedi tu chi è? Certo, caro. Cosa desidera? Buonasera, mi chiamo Colvitz. Posso chiedere chi è lei? Posso chiederle anzitutto cosa vuole? Vorrei parlare col dottor Crom. Colvitz. Io sono la moglie.
Posso parlare con suo marito? E con lei? Di che cosa? Buonasera. Lei che cosa fa qui? Non riesce a immaginarlo? Che cosa vuole quel ragazzo? L'ha portato lei? Non l'ho portato io, era già davanti alla porta. Ma cosa vuole fare? Questo giovanotto mi sta perseguitando. Lo mandi via, per favore. Voglio parlare con lei. Ma io con lei no. Perché non vuoi parlare con lui? Ispettore, lei sicuramente è qui per la morte di Martina Kollwitz, giusto? Sì, da questo capisco che lei è al corrente del caso. Sì, ispettore. E cosa vuole da noi? Martina Kollwitz era... Dica pure. Insomma, era l'amante di suo marito. Lo sa già. Non si preoccupi, non le sta dicendo niente di nuovo. Ah, non le sto dicendo niente di nuovo. No. Bene, io sono venuto per sentire da lei dov'era suo marito ieri sera, perché lui ha fatto una dichiarazione molto precisa. Sì, mi ha già detto quello che ha dichiarato. Ha dichiarato che era qui, a casa, e che io posso confermarlo. Beh? Che c'è? Sei nervoso? Ma che domande fai? Oh, sarebbe una cosa del tutto nuova per me. Mio marito normalmente è la calma fatta persona. Possiede ciò che si potrebbe definire una spavalda sicurezza di sé. Non è così, caro? Stai dicendo un mucchio di sciocchezze. Dov'ero io ieri sera? Qui a casa. Tutta la sera. Posso confermarglielo in tutti i modi. Anche per iscritto, se vuole. Questo è tutto. Si porti via quel ragazzo, per favore. Già, adesso so cosa è venuto a fare, ispettore. Ma ancora non so cosa è venuto a fare lei. Mi perseguita perché crede che abbia ucciso io sua madre. Un povero pazzo. No, io tutte queste cose non le sapevo. Non vi capirò mai. A lei va bene. E anche a lei va bene. A me no. Io non l'accetto. Mia madre mi aveva comprato un'auto, forse con i suoi soldi. Io la macchina la lascio qui, ecco le chiavi. Tientele le tue chiavi. Martin, mi aspetti fuori. Ha recitato una bella scena, madre. Come si trattano i pazzi come lui? Io ho trovato molto giuste alcune cose che ha detto. Ispettore, io le ho fatto una dichiarazione che vorrei venire senz'altro a sottoscrivere. Venga domattina in ufficio. Bene. Vuole davvero lasciare qui la macchina? Sì. Allora salga, l'accompagno io in città. Quanto tempo è che sta in collegio? 4 anni. E sua madre la vedeva di frequente? Nelle vacanze, a Pasqua, a Natale. Qualche volta veniva per il fine settimana. Era sempre una grande festa. Perché
andavamo molto d'accordo. Le raccontavo tutto. Non mi ha mai detto niente delle cose che ho saputo ora. È un telefono normale. Cosa? Sì, sì, è un telefono normale. Posso chiamare una persona? Sì, faccia pure. È molto tardi, l'ha visto, no? È tardi. Non ha importanza. Sono Dushenko. Può parlare. È un apparecchio viva voce. Buonasera. Buonasera, chi parla? Sono io, Martin. Potrei parlare con Lore? Sta già dormendo. Ma vado a chiamarla. Aspettava una tua telefonata. Un momento. Se non vuole che io senta, deve alzare il ricevitore e parlare lì. No, no, può ascoltare benissimo. Lore è una mia amica. È figlia di uno dei miei insegnanti. Ci amiamo. Martin, finalmente hai telefonato. Ho aspettato tutta la giornata che chiamassi. Come stai? Non era meglio se venivo anch'io? Potresti venire domani. Per favore, vieni. Domani mattina potresti prendere il treno delle 11. Ma certo, vengo senz'altro. Non ho fatto che pensare a questo. Allora mi dici come stai? Non bene. Non ti senti bene? No, Lore, affatto. Vengo domani col treno delle 11. Ti ho aspettata come d'accordo. Perché non sei venuta? Chiamami appena puoi. Riconosce la sua voce? Sarei uno stupido se lo negassi. Sì, è la mia voce. E le dico anche quello che è successo. Aspettavo Martina a casa mia, cosa che succedeva, diciamo pure, 2 o 3 volte al mese. Ma stavolta non è venuta. Ero lì con la cena e lo champagne e alla fine ho telefonato. Sono contrattempi che fanno rabbia. Sì, è vero, molta. Allora è andato da lei. Questa è una sua ipotesi. Beh, lo si può pensare. Certo, lo pensi pure. In fondo me l'aspettavo, che sarei stato sospettato. Ma che lo crediate o no, ho aspettato tutta la sera a casa e assolutamente solo. Il verbale Sieber. Lo vuoi leggere? Eh? Senti, prova a chiamare Kollwitz. Vedi se è in casa. Prego, voleva parlarmi. Sì. E suo figlio non c'è? È andato a prendere un'amica alla stazione. Ah, certo, lo so, lo so. Sì, ieri sera mi è capitato di parlare ancora a lungo con suo figlio. Martin me l'ha detto. Ah, sì? Già, è un ragazzo molto sensibile. Sì, è vero. È probabile che mia moglie e io abbiamo fatto un grave errore. Quale sarebbe l'errore? Non gli abbiamo mai detto la verità riguardo la nostra vita. Beh, sì. Avete sempre fatto finta di niente. Che altro si può fare? Non si può dire a un bambino: guarda che le cose non stanno come le hai immaginate finora. Ben vengano le illusioni in un bambino. Diciamo sempre che ci penserà la vita a levargliele, a fargli vedere la cruda realtà. Ma fino a quel momento tutti diciamo: benvenuti i sogni. Mm-hmm. Sì. E quali erano i sogni di suo figlio?
Per lui tutta la gente del mondo era meravigliosa, piena d'amore, sempre gentile con il prossimo. Questo è uno dei motivi per i quali ho sempre adorato mio figlio. Anche mia moglie lo adorava per questo. Non è un ragazzo incredibile, mi diceva. Per me è incredibile. Per questo gli voglio bene. Ora le racconterò com'è andato questo assassinio. Lei ha già capito quello che le voglio dire, non è vero? No. Poco fa lei ha detto che per i figli c'è un momento in cui la vita si svela per quello che è. Per suo figlio quando è successo questo? Quando è che gli è crollato il mondo che si era costruito? Dopo l'omicidio oppure prima? Le spiego perché mi è venuta in mente questa idea. Suo figlio è sconvolto molto profondamente. È sconvolto fino al punto di commettere quegli atti inconsulti ai quali abbiamo assistito. E sa in chi mi capita di vedere lo stesso comportamento? In quelli che uccidono. Quindi, le ripeto la domanda. Quando è che ha svelato a suo figlio che la madre si prostituiva in quel modo per denaro? Prima oppure dopo che è stata uccisa? Ho parlato con il direttore del collegio. La notte dell'omicidio suo figlio è rientrato molto tardi, contrariamente al solito. Senta, adesso toccherebbe a lei dire qualcosa. Lei ha parlato col direttore del collegio? Sì. Il ragazzo è rientrato dopo la mezzanotte e la sua scusa è stata un guasto al motore della macchina. Allora? Quando è che ha detto a suo figlio la verità sulla madre? Vede, se mio figlio ha una sua storia, anch'io ne ho una. Quanto crede che mi sia costato in questi anni dover vedere che mia moglie aveva preso quella strada? Mentre io vivevo con i soldi che mi dava lei, perché non ero capace di guadagnarne. Riesce a mettersi al mio posto? Allora, ho deciso di dire tutto a mio figlio. Tutta la verità. Lui mi ha risposto, va bene, stasera vengo a Monaco. Poi ho detto a mia moglie, mi dispiace. Ma l'ho detto a Martin e lui viene qui. E lei ha detto, tu resta in ufficio. Non farti vedere, me la sbrigo da sola. La madre, lui l'adorava. La prostituta l'ha scaraventata giù per le scale. Gliel'hai detto? Io l'ho detto allora.